Expo Scuola si riconferma l'appuntamento nazionale più importante dedicato al mondo della scuola e dell'orientamento che si terrà in Fiera a Padova dal 14 al 16 novembre. 22 edizioni che fanno significare che i figli dei genitori che hanno visto le prime edizioni, che erano studenti, oggi vengono ad accompagnare i figli. Un evento che ormai fa parte della tradizione delle proposte delle istituzioni padovane, il comune, la provincia, l'ufficio provinciale della scuola, l'ente Fiera, tutti assieme per parlare di futuro, per parlare di formazioni. Ed è su questo che anche la provincia, che al primo punto del proprio mandato, proprio la formazione scolastica, stanno investendo. Oggi la scuola non ha senso se non è inserita nello sviluppo al mondo del lavoro e quindi noi da mesi stiamo rilanciando il tema degli ITS, dove i ragazzi si specializzano nelle imprese, si specializzano nelle imprese lasciando anche liberi gli imprenditori da eventuali oneri. E i dati ci dicono che il 100% dei diplomati negli ITS poi trovano collocazione nelle imprese. Dobbiamo cominciare a dire che la scuola padovana, l'offerta formativa padovana è un'offerta di eccellenza. Abbiamo un liceo, il liceo Fermi, cito questo tra tutti, che nella Fondazione Agnelli ha definito il liceo migliore d'Italia. Siamo orgogliosi di essere padovani. Io penso che sia profondamente cambiato nel corso di 22 anni l'approccio che le famiglie hanno con la scelta delle scuole superiori in particolare. Prima era quasi definito un po' il percorso, invece adesso ci sono tante e tali proposte che vanno vagliate, vanno verificate sul campo e soprattutto c'è una scelta decisionale da parte dei ragazzi che una volta magari era un po' sottesa. Quindi diventa ancora più pregnante avere una proposta di questo tipo che è per tutto il territorio padovano, che raggiunge l'obiettivo dei 22 anni, che quindi si consolida e che ha superato i marosi della storia, si potrebbe dire.